Vediamoci a teatro, è importante andare a teatro, venite a teatro. E noi dei Bigio di Ric, quando possiamo, andiamo a teatro, accettiamo l'invito di Pino. E anche questa volta siamo stati a vedere uno spettacolo veramente coinvolgente con Pino Quartullo, Lino Guanciale, Gaia Messer-Klinger, come se fosse lei, che è già stato portato in scena nella scorsa stagione teatrale. E per l'inaugurazione del Teatro di Tarquinia, provincia di Viterbo, è stato riproposto. Ci siamo divertiti tantissimo, è praticamente una scrittura drammaturgica di Pino Quartullo che va a scandagliare nell'interiorità affettiva di due tormentati personaggi maschili contemporanei. Vi lascio alle immagini di questa drammaturgia, appunto. È veramente emozionante, seguitelo dall'inizio alla fine. Buona visione. Torniamo al suo libro. Ci parli della sua concezione dell'amore. Ma perché dice ci parli quando è lei che mi fa le domande? Perché parlo a nome dei miei lettori. Non te stronza. È solo una megalomania. I suoi lettori saranno un gruppetto di creduloni che compra quel giornale da 4 soldi per incartarci la verdura. Dai, dai, ancora insulti. Scusi, scusi. Abbiamo molti lettori, più di quanto lei immagini. E hanno gusti molto semplici, sa, terra terra. Quindi ora perdoni la banalità di questa ennesima ovvia domanda, ma invece... Quindi? Sparo bene o sparo male? Nel pianeta fuori la villa, Enrico getta a terra le sue cose e rimane fermo, come in un duello. Zorchi continua a tenere minacciosamente il fucile in mano, mentre Enrico usa le parole per lo scontro. Che cosa vuole da me? Le sue impressioni. Sapere che cosa si prova ad essere preso per un coniglio. Bisogna capire prima... Cosa si aspetta? Un uomo da un altro uomo? Però nessuno mi ha saputo dare una risposta. Questi gli uomini continuano a frequentarsi. Enrico lo guarda negli occhi. Alberto Zorchi, che cosa vuole da me? Non dica lei. Siamo in una strada senza uscita. Sono in due e nessuno dei due parlerà per primo. Nell'attesa, mi parli di lei. Di me? No, non c'è nulla di me che vorrei dirle. È sposato? Enrico non risponde. Sì, naturalmente è sposato e innamorato di sua moglie. Cos'è che le fa pensare questo di me? Zorchi gira intorno ad Enrico e lo scruta. Perché lei emana il dolciastro profumo di una piattezza disarmante, sa di odore di pantofole, di zuppe calde, di cicche di sigarette spente con cura, di giardino ben ordinato e di suola profumata di lavanda. Non è il tipo da desiderare una felicità diversa da quella degli altri, tutto nella normalità e nel grigiore. Praticamente per lei sono un uomo ridicolo. Peggio, ordinario. Un uomo normale. E lei è al di sopra di tutto questo, naturalmente. Sarò tirannico, presuntuoso, insopportabile, ma ordinario no. Effettivamente non è ordinario insultare degli ospiti o sparargli contro. Che cosa nasconde tutto? Dedicare almeno 20 romanzi al giorno a 20 persone, tanto la posta che mi c'è. Adesso mi da troppe spiegazioni, io le ripeto la domanda. LN è Roberta Magaldi? Per tranquillizzarla, le dirò chi si nasconde sotto RM. È Romolo Menzieri, il mio primo editore, ok? È a lui che devo tutta la mia carriera, ma è morto. Io ho cambiato casa, la casa editrice, e così per dispetto al mio nuovo editore ho messo solo le sue iniziali, RM appunto. Ah, ecco, è Romolo Menzieri. Sì. Vabbè, ho capito. L'avevo anche scritta. La verità delude sempre. Enrico raccoglie di nuovo le sue cose. Va bene, signor Zorchi, io non voglio abusare ancora del suo tempo. La ringrazio per questa bella intervista. Adesso torno a Tarquinia, la scrivo le perle che mi ha regalato e mando tutto in redazione. Ecco, abbiamo già finito. Che altro ci dobbiamo dire? Abbiamo tanto parlato di Tarquinia. Lei mi ha riempito di sentenze definitive, quindi che altro? Ma io non ho ancora detto niente. E che altro mi vuole dire? Guardi che le pagine culturali del nostro giornale non sono molto amate dai lettori, quindi anche per lei ci sarà la solita mezza paginetta del mercoledì. Quello che mi ha detto sarà più che sufficiente per il... Andiamo, via, un premio strega, la riceve, un premio strega, concede un'intervista esclusiva a un giornaletto di provincia, lo spieghi al suo direttore. E la detto, sarebbe inutile.
Guardi, l'unico modo per ottenere un'intera pagina sarebbe avere una notizia eccezionale da raccontare. Un grande fatto che giustifichi il risalto che il giornale le darà. Di che genere? Ma, per esempio, che lei ha vissuto per qualche tempo a Tarquinia, che ha incontrato nella nostra città la donna della sua vita, che a Tarquinia ha trascorso con lei meravigliose notti d'amore. Ecco, questo giustificherebbe un grande articolo, altrimenti, zotti, lei avrà lo spazio che il nostro giornale dedica alla letteratura, niente di più. Vabbè. Se vuole una grossa notizia, gliela darò. Una bella forte e inesclusiva. Del resto sarebbe triste che lei si sia fatto tutti questi chilometri per niente. Avrà la sua rivelazione. E perché mi farebbe questo regalo? Non è un regalo, è uno scambio. Io le do la notizia e lei mi fa il favore Cosa? di portare una lettera a Tarquinio e consegnarla personalmente. Ancora altre menzogne? Mi piacerebbe poterle E come capirò se sta dicendo la verità? dire. Dalla grossolanità delle cose. La menzogna. Avevo poco più di 50 anni e mi sentivo già vecchio. Roberta stava seguendo il convegno da studentessa. Era seduta in terza fila e le sue gambe sporgevano nel corridoio. Subito, appena la vidi, avvertì un profondo disagio. Non capivo cos'era. A forza di guardarla, arrivai a intuire il perché di quella sensazione. Era una sua strana bruttezza. Che senso? Zorchi va a sedersi sulla tribuna. Era seduta lì. Il volto delle persone belle ha una sua armonia, anche quando non esprimono nulla. Invece, le persone alle quali la natura ha dato un viso irregolare sono costrette a sorridere, devono sempre dar luce ai loro occhi, animare la loro bocca per rendere piacevolmente viva una faccia poco gradevole. Enrico gli si siede a fianco. Di Roberta non erano i tratti del suo viso che ti colpivano, ma i sentimenti che essi esprimevano. Roberta era condannata a esprimere sempre qualcosa e in più aveva una pelle che metteva a disagio. Quando la guardavo, provavo imbarazzo, come se la sua carne si offrisse per essere accarezzata. Osavo appena voltarmi verso di lei, avevo l'impressione che mi sorprendessero, come se la stessi toccando, come se la palpassi, guardando. Ed ora il racconto si sposta nel bar di un albergo, di notte. Si dirigono verso un elegante bancone, illuminato in maniera soffusa, come se fosse in piena attività. Ma sono soli. Zorchi continua a raccontare. Ero come aggredito da una specie di nausea, qualcosa come la pietà. Sì, della pietà per questa studentessa così bruttina. Provavo un tenero imbarazzo per quel petto troppo sodo, troppo dritto, quei polpacci così torniti, quel sedere così rotondo. Il suo corpo mi appariva troppo aggressivo, troppo provocante, era come impudicamente nuda sotto i vestiti. Invitava a farsi toccare, faceva di me un guardone. Osservavo anche i miei colleghi, tutti avevano notato l'esuberanza incontenibile di quel corpo. Quel malessere non mi lasciò più. Una sera venivo a berci un aperitivo qui. Parlammo un po'. Che fascino. Una voce, un sorriso, una conversazione fantastica. Ora siamo in una camera d'albergo. Zorchi, nel raccontare, si stende sul letto. Enrico vicino a lui, seduto su una poltroncina, è tutto orecchio. Quella notte andai a letto pensando a lei. Povera ragazza, mi dicevo, ha tutte le qualità del mondo, ma non riuscirà mai a far innamorare un uomo di lei. Tutti i giorni l'osservavo e tutte le notti, aspettando il sonno, la pensavo. Una mattina venne a sapere che uno dei miei colleghi aveva delle mire su di lei. Zorchi si alza di scatto. La cosa mi diede fastidio. Forse voleva portarsela a letto. Decisi subito di proteggere quella ragazza.
le invitai a cena. Era molto contento di me. L'avrei aiutato a sfuggire a quel malintenzionato. Abbiamo passato 5 mesi a spegnerci. Tutto lo sconforto che c'è nell'amore io l'ho scoperto con Roberta. Stavamo abbracciati, labbra contro labbra, rubandoci il respiro, la saliva. Come due naufraghi, respiravamo bocca a bocca, volevamo cancellare, distruggere tutto ciò che ci separava, cercando di annullarci uno dell'altra. Tutto inutile. Potevamo urlare, dimenarci. Io restavo io, lei restava lei. Un momento di godimento e poi di nuovo la solitudine. Ciascuno tornava nella propria metà del letto, restituito al freddo, al silenzio. Al deserto. Eravamo due per sempre. Io non vedo le cose come me. Non era più amore, era schiavitù. Non scrivevo più, non pensavo che a lei. Ho voluto ritornare ad essere libero, ma senza rinunciare al nostro amore. Scrivere o vivere. Dovevo scegliere. E così l'ha sacrificato. Non è così. Lei ha sacrificato quella donna alle sue opere. È stato come un assassino. Niente affatto. Abbiamo reso il nostro amore più puro, più intenso, più forte. Ah, sì. Perché per lei l'amante ideale è quella che non c'è. Senta, si calmi. Quando non ci siamo più gettati uno sull'altra, il nostro rapporto si è aperto a nuovi orizzonti. Le nostre lettere... Parliamo di letteratura, di filosofia, di arte. Fino a qualche mese fa Roberta ha commentato ogni pagina che scrivevo senza risparmiarmi nulla. Io credo che Roberta sia il solo critico sincero che abbia mai incontrato. E nei momenti di sconforto è lei a ridarmi la fiducia. È molto comodo. Signor giornalista, lei si fa coinvolgere troppo emotivamente, sa? Troppo trasporto. Si limita a fare il giornalista. Voleva qualcosa di inedito, gliel'ho dato. Ora mi faccia questo favore, prenda questa lettera e la consegni a Roberta Magaldi ed esiga che la legga davanti a lei. Perché? Roberta Magaldi non le apre più le sue lettere. La prego. Non mi faccia domande. Lei mi faccia questo favore, per favore. Ha imposto la separazione. Ha obbligato all'assenza. È certo che non le legge. Ma che pretende? È lei che è sfuggito all'amore, si è imposto lei da solo la sofferenza. Non entro in merito. Allora ammetta, lei ha bisogno di quella donna soltanto per punirsi, per lamentarsi, per distruggersi. È vero, grazie a lei ho una feroce voglia di morire in questo momento. Ha fatto bene, sanno, rivelare ai suoi lettori che il libro è la storia della sua vita, perché si sarebbe scoperto che il grande Alberto Zorchi è un adolescente ansioso che si rosicchia le unghie da 10 anni aspettando il postino. Beh, non può capire. È stato tutto talmente forte tra noi. Complessi come la... Siete sposati da 9 anni. E avete figli? No. Zorchi apre un armadio pieno di scatole numerate. Ne apre una e l'ho vista tra le carte. Cerca tra una serie di buste. Dove? Dove? Cosa fa? Voglio vedere che cosa mi ha scritto l'8 aprile di 9 anni fa. Voglio vedere quello che ha potuto raccontarmi il giorno del suo matrimonio. Nessuna lettera. E il giorno dopo? Ah, ecco qua. 9 aprile. Amore mio, ho contemplato l'alba pensando a te. Sono commossa pensando che forse stavamo guardando lo stesso sole, sulla stessa terra, nello stesso momento. E tuttavia, non riuscivo ad essere felice. Proprio il canto di una giovane sposa innamorata. Non è bello, né per lei né per me. E io? Che stavo facendo quel giorno? Come ha potuto non avvertire nulla dentro di me? Ero malato forse. Ma lei sapeva di Roberto e me? Sapeva già tutto quando è venuto qui? Naturalmente. Perché crede che abbia voluto incontrarla? Io non ho mai pensato che Roberto avrebbe potuto sposarsi. Non ha mai detto niente.
da sua moglie. Incredibile. Perché non me l'ha mai scritto? Ma lei che ne sa di Roberto? Si è accontentato di strofinarsi addosso a lei per 5 mesi e poi l'ha respinta. Non ce l'ha mai avuto il coraggio di diventare una coppia con lei, è fuggito prima. Mi risparmi la predica, se io non fossi fuggito lei non avrebbe avuto nemmeno i miei resti. Una avventura può capitare a chiunque, ma amare. Ma la prego, non paragoni la sua precaria coabitazione con i nostri 11 anni d'amore. Roberta e io ci pensiamo continuamente, ci siamo scritti tutti i giorni, ci raccontiamo tutto. Sì, tutto, proprio tutto. Ma che sa lei veramente di Roberta? Nelle sue lettere Roberta si è mostrata come lei la voleva. Fedele, attenta, modesta, sempre... Disperata. Come con la paura che qualcuno potesse portarmi via quell'essere più fragile, indifeso. E avevo ragione. È stata fortunata, Roberta. Io non ho questa qualità. Io sono pieno di me. Uno di quelli che tutti ascoltano... e rispettano, ma umanamente sono uno sfacelo. Sono inventato il culto della letteratura per risparmiarmi la fatica di vivere. Nei miei libri sono stato eroico, ma nella realtà. La vita non l'ho voluta vivere, l'ho voluta scrivere, inventarla, dominarla. Qui, seduto in mezzo alla mia isola, sul piedistallo del pieno strega, e nessuno si accorge di uno come lei, perduto nella massa degli sconosciuti. Io scrivo e predico come se dovessi cambiare il corso delle cose, invece non sono un piccolo uomo inutile che tutti rispettano. L'aiuto io, a preparare la valigia. Entrando in camera da letto, Corchi tira fuori una vecchia valigia di pelle. Cosa devo portare con me? Mi imbarazza un po', però la ringrazio. Veda lei, prenda quello che vuole. Non la facevo così incapace per queste cose. Non so rifare un letto né piegare un asciugamano. E come fa a lavare i piatti? Con la voce, dà degli ordini. Ha una donna delle pulizie che viene tutte le mattine, fa tutto lei. Se fosse meno brutta, la prenderei una fata. Che camicia ne prendo, la bianca o l'azzurra? No, meglio l'azzurra, le dona. Poi slip o boxer? Veda lei. Ma no, ho bisogno di saperlo, slip o boxer? Io già solo a pronunciare queste parole lo trovo scemo. Quale? Slip? Ma sente il suono? Slip sembra una mutanda che scende, mentre boxer sembra una mutanda che sale. Vabbè, allora quale devo prendere? Quelle che salgono. Vabbè. Arriva che non venderà come lei, Tutto il contrario di una donna di casa. Ero io che mi occupavo di tutto. Immagino, nei 5 mesi che abbiamo vissuto insieme, la biancheria si ammucchiava talmente in quel piccolo appartamento che bisognava prendere una mappa per riuscire a trovare un asciugamano pulito. Sembrava un'installazione di arte contemporanea, sa? Pistoletto. E noi una coppia di speleologi. Zorchi si poggia addosso la camicia davanti allo specchio. Sì, effettivamente mi dona. Credo di avere preso il necessario. 8 paia di calzini, 2 di pantaloni, 2 maglioni e 8... Vabbè, 8 cosi che salgono. Grazie, ma io vengo soltanto per un giorno o due. Vabbè, no, sarebbe un peccato fare il viaggio per così poco tempo, no? Poi vedrà, se starà bene a casa. A casa? Sì. Io sarei contento di ospitarmi. Dopo tanti anni. Dopo tanti anni? Non vorrei ci fosse un malinteso. Apprezzo molto quello che lei ha fatto per Roberta, gliene sono riconoscente, ma sei chiaro che io vengo per Roberta, non per lei. Sì, ho capito benissimo, sa. Senta, per il bagno dove sono i suoi oggetti personali? Lasci, vado io. Lambardiello mette di nuovo il disco. Zorchi rientra e ferma la musica. Mi scusi, ma non sono abituato a condividere questa musica con altri. Anzi, non sono abituato a condividere nulla. Certo, certo. Senta, voglio domandarle una cosa. Sarà la mia ultima domanda. Dica. Lei ha mai fatto l'amore con la sua migliore amica? Che cazzo di domanda è? È importante per me sapere. Ha mai fatto l'amore con la sua migliore amica? Io non ho amici. Aspetto una risposta. Ma dove vuole arrivare? Zorchi, la sua risposta. No! Roberta era la mia migliore amica.
così che è entrata nella mia vita. Prima gli scherzi, le discussioni, le confidenze, le stesse abitudini. Io le raccontavo tutte le mie delusioni sentimentali. Sceneggiatore che poi ho trasformato in un'opera teatrale, non sapevo che avrei inaugurato il teatro a Tarquinia, né che avrei fatto un workshop a Tarquinia, cosa che ho fatto lo scorso anno. E poi evidentemente era destino che questa mia illuminazione 3 anni fa mi ha portato poi a poter rappresentare qui in questo teatro a Tarquinia. Quindi confermo che Tarquinia mi piace molto. Bravo! Importante, prestigiosa, soprattutto un teatro così bello, quindi complimenti veramente a chi l'ha realizzato, complimenti a chi poi appunto gestisce e quindi bene, noi auguriamo questo teatro che sia sempre pieno come oggi, come queste due recite che sono sold out. Grazie. Anche nell'intimamento tra una e l'altra scatta. Io mi premo tutto. Ok, grazie. Vediamoci a teatro, è importante andare a teatro, venite a teatro.